sarà. Poi vada come vada, ci laureiamo in cultura della strada, città e paesi ci mostrano tesori di capitelli, di rosoni e di pitture, affreschi in chiese duecentesche di sculture che conserviamo dentro gli occhi e dentro i cuori, e non ci perdiamo perciò. Templi e teatri antichi o stile rococò, vediamo mari, laghi e boschi sconosciuti che certamente non avremmo mai veduti, grazie alla nostra professione che ci ammalia, noi conosciamo questa grande e bella Italia, dialetti ed usi, costumi ed i sapori. Grazie, grazie per essere nuovamente sintonizzati con noi nel programma Italia Amica, naturalmente su Canale Italia 84 e Sky 937. Credo di non avere sbagliato nulla. Grazie amici, questa sera una serata, pensavamo che tra noi c'era un maschietto, un macio, un uomo importante, purtroppo per problemi di salute non può essere con noi e quindi c'è una serata completamente in rosa. Grazie, grazie, grazie. Guardate che belle ragazze. Allora, sempre alla nostra mitica Laura, che farei un applauso caloroso. Grazie. Al nostro computer che ci aggiorna con le mail e con tutte le cose di tutto di più. Laura, devi aspettare i nostri applausi, insomma, poi vedrai che il nostro pubblico lo farà in tempo opportuno. E poi abbiamo un'altra nostra ospite importantissima, giovanissima, appena laureata, ci ragguaglierà meglio lei, ci dirà qualcosa di più, comunque ci aggiornerà sulle vicende appunto della nostra Sardegna, della nostra regione, la nostra, io la chiamo semplicemente Eleonora, eccola qua, bellissima anche lei. E beh, come dico sempre, naturalmente la vostra Maristella sempre qui con voi in diretta su Canale Italia 84, Italia Amica, ripeto. Grazie. Allora, dovevamo iniziare con una notizia molto importante. Voi sapete, non so ragazze se lo sapete, ma noi poi il 2014, appena ci sarà il nuovo Sanremo 2014, esattamente, ci saremo anche noi, anche il nostro programma con Canale Italia, Italia Amica e con voi, con tutto il casting che fa parte Italia Amica. Quindi arriva o non arriva questo applauso? Parliamo di Sanremo, insomma. Ecco, vabbè. Ah, ancora non ce lo meritiamo? No? O c'è? Vabbè, fa lo stesso, insomma. Io non riesco a sentirvi. Ecco, perché lo volevo un po' più forte. Grazie, grazie di cuore. Allora, qui con noi, appunto, parlando di Sanremo, Eleonora, è la prima volta che vieni in studio televisivo? Sì, è la prima volta che vengo in studio televisivo. Allora, anche a te ti battezzo io questa sera, eh? Diciamo proprio di sì. Ecco, ma senti un po', ma senti parlare che Italia Amica va a Sanremo. Beh, è una grandissima opportunità, penso, per tutto il cast, penso, e anche per lei soprattutto. Poi anche per Canale Italia, perché insomma, certo, è la nostra rete televisiva, è una cosa molto importante. Allora, questa sera con noi, Eleonora, doveva esserci un personaggio importante, mitico, Vincenzo Russolillo. Purtroppo, vabbè, Vincenzo, dai, su, è un frutto di stagione, ci auguriamo che sia così, che non sia niente di grave, naturalmente io ci tengo a precisarlo perché appunto Maristella e Italia Amica di solito dice sempre la verità, a meno che non dobbiamo dire una bugia bianca, ma questa non è una bugia bianca, io la chiamo bianca quando insomma dobbiamo cercare di fare un qualcosa, di non fare una spiata, insomma ci facciamo gli affari nostri, io la chiamo una bugia bianca, invece non è una bugia, è la verità. Il nostro Vincenzo Russolillo non sta bene, non può essere nostro ospite questa sera in studio, ma mi raccomando Vincenzo, per Sanremo vedi di guarire e di essere presente, perché saranno
saranno 5 giornate molto intense e molto importanti. E senza di te, insomma, di casa Sanremo, che cosa facciamo poi noi? Non possiamo fare nulla, eh? Perché insomma, so che lavori tutto l'anno per queste 5 giornate mitiche dove noi documenteremo tutto ciò che accade a Sanremo, insomma, con gli sviluppi che ci saranno di tutti i cantanti, di tutte le notizie, che poi vi aggiornerò meglio anche il 22, perché saremo nuovamente in diretta qui con voi domenica alle ore 20. Come vede, dico dietro le quinte, vedete che non mi sbaglio più, dico esattamente domenica, che tutte le altre puntate sempre sabato, e insomma dai, sabato è festa, domenica è festa, non c'è mai lunedì, e invece ci sarà lunedì. Insomma, mi sbagliavo perché prima andavamo in onda di sabato, e va bene, quindi mi raccomando, tanti auguri da noi, e voi ragazze fate un applauso di guarigione al nostro Vincenzo Russolillo. Ciao Vincenzo, un bacio forte, forte, forte. Intanto abbiamo accennato nuovamente appunto del nostro Sanremo che sta per giungere alle porte per il 2014. Sappiamo che andrà in onda dal 18 febbraio per 5 giorni, per cui insomma diremo ancora qualcosa di più poi la prossima puntata, perché già cominciano ad esserci dei nomi, eccetera, eccetera. Naturalmente noi saremo al Palafiori con tante altre vetrine, insomma tanti altri personaggi, Radio Italia solo musica italiana e di tutto di più. Adesso invece entriamo in una cosa, non perché Sanremo non sia serioso, perché benché se ne dice, se ne parla male, se ne parla bene, Sanremo ragazze, è sempre Sanremo. Bravo, dite Sanremo, Sempre Sanremo. E sempre Sanremo, poi detto da due biondissime così, chi ce l'ha tutte e due così insieme, due bionde mitiche così? Ce l'ha Italia Amica, Canale Italia. Grazie. Allora adesso entriamo invece in una cosa molto seria, e cioè il disastro, l'alluvione che c'era stato appunto in Sardegna. Sappiamo che continua ad esserci, Eleonora, delle cose importanti climatiche, dei cambiamenti climatici, dei cambiamenti in tutto il mondo. Infatti addirittura ho sentito dal telegiornale che c'è la neve in Siria o non mi ricordo dove, addirittura nel deserto, insomma, che no, non c'è mai stato. Quindi continuano ad esserci dei cambiamenti, però naturalmente noi parliamo della nostra Italia, quindi in particolare, siccome ci siamo documentati molto sulla Sardegna, parleremo nuovamente di eventi e sviluppo che ci sono stati. Poi avremo un'intervista importantissima con la nostra mitica Rita Speranza, la nostra prof, la nostra patron, se vi ricordate, di Italia Music Festival, perché proprio ieri sera c'è stato un evento organizzato da lei, davvero è grandioso, ha un cuore grandissimo, per appunto la raccolta fondi per la Sardegna e tutte le persone che insomma hanno perso casa, hanno perso familiari, bambini, figli. Quindi insomma questi, amici, sono le tragedie importanti, non le altre cose. Io, come dico sempre, come diceva mia madre, che adesso è su nel cielo che ci guarda, diceva: ragazzi, solo la morte non si può risolvere, ma tutto il resto si può risolvere. Questi sono disastri, no? Che a volte ci lamentiamo di alcune cose che comunque sono importanti, perché per ogni essere umano è importante il suo disastro, ma queste veramente sono cose che quando perdi casa, perdi un figlio, perdi qualcosa, davvero è importante. Allora, Eleonora, tu ci vuoi ragguagliare meglio di tutto quello che è accaduto in Sardegna? Poi naturalmente mandiamo un nostro filmato appunto dalla redazione. Di che cosa ti sei documentato ultimamente? Beh, certo, il ciclone Cleopatra, come abbiamo potuto vedere dai vari filmati che sono stati trasmessi nell'arco di queste 3 settimane, insomma, hanno portato 17 morti e purtroppo si sta... Comunque poi ha aiutato, è stato importantissimo, insomma, i nostri vigili, i nostri La protezione civile, c'è la protezione civile, ma tutti, carabinieri, polizia, tutti naturalmente hanno cercato di aiutare, i vigili del fuoco, insomma. Però ecco, questa è una domanda: si poteva fare qualcosa di più? Ecco, ma a quanto pare noi abbiamo parlato direttamente, anzi la nostra prof Rita Speranza ha parlato addirittura, poi ci ragguaglierà anche meglio lei, addirittura con il sindaco o con dei sindaci proprio dove è successo l'alluvione, e quindi saremo aggiornati meglio. Però
è inutile dire cosa si può fare, cosa non si può fare. Ormai quando è accaduto qualcosa dobbiamo solo cercare di risolvere. Però certo, certo, stare attenti per una prossima volta. Però io dico, Leonora, tu, tanto per presentarti meglio, sei stata, insomma, sei appena laureata. Sì, io mi sono laureata poco più di un mese fa in Scienze della Comunicazione. E quindi, sì, sì. Diciamo, cosa... Diciamo così, da grande, cosa che Maristella non può più dire da grande, ma io lo continuo a dire, chissà da grande dopo cosa farò. Che cosa vuoi fare? Giornalista così? Da grande sì, vorrei fare la giornalista, sì, sarebbe un ambito che mi interessa molto. Allora guarda bene questa telecamera e fatti guardare. Già, insomma, quindi noi questa sera ti teniamo a battesimo di questa cosa. È una grande opportunità questa che mi state dando questa sera. E questo è bellissimo. Allora, mandiamo il primo servizio della redazione e poi dopo tu naturalmente dici la tua e che cosa ne pensi. Tornati in studio, amici. Appunto, Leonora, io mi rivolgo a te. Intanto ringraziamo il nostro... Angelo Cimarrosti, che con il suo video ci ha appunto illustrato la situazione. Ecco, la situazione è questa. Difatti, a me mi giungono notizie che appunto invece si sono prodigati tutti, vigili del fuoco, poliziotti, carabinieri, tutti sono andati in aiuto. Poi invece guardiamo questo servizio e comunque si scopre. È chiaro che poi è difficile aiutare tutti in una circostanza così grave, no? Anche perché ha colpito gran parte della Sardegna, soprattutto la zona centrale e quella settentrionale, per cui appunto impiegare questi volontari in tutta la Sardegna è stato veramente uno sforzo parte di queste persone. Che ho sentito prima, quella signora diceva: da me non è venuto, cioè non è arrivato nessuno, io non so come fare, quindi insomma, giustamente. No, prima ci sono delle mail, sì, Laura. C'è una mail. Allora Laura, leggi. Allora, abbiamo Davide da Parma che ci dice: io sono dell'opinione che pur nella mia giovane età di tragedie e catastrofi ambientali ne ho vissute fin troppe e sono stanco di viverne e di dormire con l'angoscia che possa accadere anche a me. La nostra Costituzione ribadisce che il popolo è pilastro del nostro paese, ma nell'anno 2013 non siamo ancora capaci di tutelare il popolo e costruire in maniera compatibile con la natura. Ma infatti che cosa accade? Io intanto che si costruisce dove magari, che ne so, tempo indietro passava un fiume, cioè magari, che ne so, basta... Cioè, io non voglio dire, perché sennò altrimenti prendiamo davvero delle denunce. Voglio ricordare ai nostri amici, se volete interagire con noi, in questo momento apriamo il telefono, non per tutta la puntata, perché come dico sempre, altrimenti se dobbiamo rispondere poi a tutte le telefonate, non riusciamo ad entrare bene in profondo nelle nostre notizie. Il telefono è 049-8733-101, naturalmente lo vedete in sovrappressione scritto, e appunto come già avete scritto, perché ormai conoscete il nostro comune, regista e tutti i nostri tecnici hanno già scritto tutto senza che Maristella ha detto nulla, quindi c'è Italia Amica con 2A @canaleitalia.tv per le nostre email eccetera, scrivete e dite insomma la vostra. Laura, c'è qualcos'altro mi dicevi? Allora, abbiamo cambiato argomento e abbiamo una mail su Sanremo. Ah, su Sanremo, allora ritorniamo, noi amiamo sempre sdrammatizzare, torniamo un attimo indietro su Sanremo. Sì? Esatto, mi auguro un Sanremo senza polemiche e che sappia regalare serate spensierate in TV. Irene da Padova. Ecco, allora Irene, noi ti ringraziamo, però comunque che ci sia un Sanremo senza polemiche sarà... non è proprio possibile, sarà difficilissimo, perché insomma anche lì poi non si riesce mai a accontentare tutti. E vabbè, intanto io dopo abbiamo una dedica per Vincenzo Rossolini, che gli auguriamo una buona guarigione, quindi manderemo un bel video musicale. Però adesso ti ringraziamo Irene, ma vogliamo continuare ad entrare nella notizia riguardo appunto della nostra Sardegna. Io proverei intanto a chiedere alla redazione se cominciamo a vedere se è disponibile in questo momento la nostra prof Rita Speranza, che proprio ieri sera appunto ha avuto questo evento importantissimo a Roma, dove lei poi insomma documenterà meglio, e per appunto aiutare la nostra regione Sardegna. Cominciamo a cercare la telefonata e intanto possiamo mandare l'altro servizio. Mi sembra, Leonora, che c'è un altro servizio. Sì, è di Euronews. Sì, allora chiediamo alla regia se è pronto. Pronto? Io mi stavo aggiornando appunto su un particolare che una nostra amica di nome Gabriella di...
Ah, appunto, va a Renzano, proprio in Liguria. E dice, è la cosa che dice sempre Maristella, perché in tutte queste cose che accadono mettiamo sempre di mezzo la nostra politica. Noi non facciamo politica per scelta, però naturalmente anche nei fatti di cronaca dobbiamo sfiorare l'argomento. Perché secondo te, Leonora, poi sempre viene fuori anche il fatto politico in ogni tragedia che accade nel nostro paese? Beh, ovviamente noi, essendo in un paese dove la politica è proprio il pane quotidiano, è inevitabile che non venga mai fuori. Quindi noi lo mangiamo. Noi non mangiamo che non facciamo questo pane quotidiano. No, nel senso, allora cerchiamo anche sempre di sdrammatizzare, sì, nel sì, senso certo. Che è chiaro, dipendiamo da una politica e si vede. Sì. E quindi, vabbè, fermiamoci un attimo su questo pane quotidiano. Io andrei, perché forse è pronta la telefonata, Eleonora. Allora, pronto? Pronto? Pronto, buonasera Maristella. Buonasera, prof. Rita Speranza qui con noi. Allora, possiamo alzare un po' più il volume perché non ti sentiamo bene. Rita? Cioè, io ti sento bene. Ecco, benissimo, ben ritrovata con noi in studio, tesoro. È sempre un piacere, insomma, averti qui in studio anche con noi. Me. Ci auguriamo presto e sentirti. Allora, sappiamo che hai fatto appunto una cosa importante ieri sera, quindi sì. fresca. Eravamo appunto anche già in accordo che ti avrei chiamata perché abbiamo riparlato nuovamente della nostra Sardegna, perché insomma non va dimenticato. Assolutamente no, anzi bisogna mantenere alta l'attenzione perché c'è ancora tantissimo da fare. Ecco, io ti volevo chiedere com'è andata appunto ieri sera. È stata una bella serata sicuramente perché tutte le persone che hanno partecipato con generosità e gioia. Erano presenti due delegati della cittadina di Pitrò, sì. che ha mandato il comune ovviamente, no di Pitrò, di Troppè, continuo a sbagliare questo nome, eppure lo dico 100.000 volte. Non fa niente, prof, se ti sbagli tu figurati io. Figurati tu. La cittadina di Troppè. E abbiamo garantito a questa cittadina, io adesso di questo spettacolo che ho fatto ieri sera ne faccio diciamo un RVM chiuso e lo venderò a qualsiasi televisione e tutto il ricavato andrà comunque a questa cittadina. Io non voglio neanche quello che ho speso, non voglio neanche quello. Allora Rita, questa tu perdonami, stai dicendo una cosa importantissima che vorrei che i nostri telespettatori, anche noi che siamo in studio, comprendiamo bene. Quindi tu, perché sai, la parola vendere quando si fa del sociale è insomma sì, importante. Infatti vogliamo spiegare bene. Tu... Sì, lo spiego bene. Allora, una volta terminato il CD di tutta la serata di ieri sera, che è stata una serata artistica meravigliosa, io mi metterò in contatto con delle televisioni che se lo vorranno acquistare per i soldi li daranno direttamente alla cittadina quindi... loro usufruiranno ovviamente dell'ora di spettacolo. Del ricavato. Loro avranno... È un format che il cui ricavato andrà solo ed esclusivamente a questa cittadina. Ecco, quindi la TV avrà il suo format, avrà il suo programma. Esatto. In più, io non inoltre... Voglio neanche i soldi che ho speso. Ma lo so, Rita. Direttamente alla cittadina. Io ti conosco bene, quindi... Rita. Comunque ho promesso formalmente sì. che avrei mantenuta alta l'attenzione su questa cittadina, proprio perché è una cittadina piccola, quindi comunque io ne parlerò ogni giorno finché non arriveranno a dei risultati. Non voglio che si dimentichi, mi sono come un figlioletto che ho adottato e vado avanti in questa cosa. Ma guarda, è bellissimo, perché poi Rita, un'altra cosa importante è questa, che tu fai tutto da sola, ti sei prodigata tutta da sola. Sì, è veramente sì. grandioso, perché per le grandi cose o istituzioni nostre è molto più facilitato fare proprio ieri sera in prima serata. È stato bellissimo, ma poi so come Danilo Merio, che ha cantato delle canzoni meravigliose, sono stati tutti splendidi guarda, tutti generosi. Qui abbiamo messo il tuo manifesto bellissimo, cioè manifesto Locandina, che è più bello, perché Locandina, dire manifesto sì. Ecco, della Sardegna stupendo, con le mani, appunto il cuore, che formano il cuore. Ha un senso la Sardegna nell'acqua, no? Dall'acqua, l'acqua è vita, è primordiale per ognuno di noi, da lì deve ricominciare, dalla sua bella acqua la Sardegna, e noi le dobbiamo dare una mano.
Esatto, e poi noi comunque salutiamo sempre la nostra cantante, Giusy Pischedda dalla Sardegna, che anche lei si è prodigata, ha fatto tante cose. Sì, assolutamente, anche lei la saluto anch'io, con ha molto fatto tante, insomma, a tutti coloro che sono intervenuti. Rita, mi raccomando, perché abbiamo Sanremo, sdrammatizziamo un attimo, sdrammatizziamo. E il tuo Italia Music Festival che sta andando bene, che lì sei sì, la patrona. Sì, assolutamente sì, sì, il va bene, sono molto contenta e molto seguito, quindi va bene. Vedi, certo, Leonora, drammatizzare a Sanremo è quasi un problema, abbiamo, potremmo ricominciare fin da ora, in considerazione del fatto che abbiamo nuovamente Fazio da Littizzetto, ma ci taglieremo le vene. Ecco, ecco, Rita, ecco, ascolta, hai visto Leonora, la nostra Rita Speranza, noi poi amiamo sempre anche il fatto... Rita, mi senti? Pronto? Mi sento assolutamente, ecco, mi sento benissimo. Anche in fatto di cronaca, tu lo sai, la nostra origine così meridionale ci porta sempre a sdrammatizzare, eh? E quindi andare avanti con la vita, Rita, perché non possiamo fare altrimenti. Ascolta, no, certo. Noi ti salutiamo tantissimo, davvero, qui anche in studio abbiamo una giovane giornalista, la nostra Leonora, Laura, tutti i tecnici, il regista che ti ricorda benissimo. E tutti quanti, va bene? E alla prossima. Un bacio a tutti voi, alla prossima. Grazie per quello che hai fatto ieri sera, nuovamente. No, grazie a te di avermelo fatto pubblicizzare, grazie. No, grazie a te. Ciao tesoro mio. Ciao, grazie. Un bacio a tutti, ciao. Ciao. Allora, chiediamo un attimo di nuovo un po' di pazienza ai nostri telespettatori. Mi raccomando, non cambiate canale, perché come dico sempre la pubblicità è importante, perché ci sostiene appunto per parlare noi in questo salotto che è Italia Amica. E poi, insomma, davvero, davvero pochi minuti e nuovamente saremo con voi. Grazie. Hai subito intrusioni indesiderate, furti, aggressioni o sei in ansia per i tuoi cari? Rivolgiti con fiducia alla Investigation Security Group. Operiamo su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle normative vigenti, grazie ad uno staff esperto e dinamico, ed offriamo servizi di investigazione, controlli prematrimoniali, verifica lealtà soci e dipendenti, antitaccheggio, accompagnamento e sorveglianza giovani presso discoteche, concerti ed eventi. Inoltre guardiania non armata per cantieri, centri commerciali, imprese ed uffici, ma anche portierato, servizio accoglienza e hostess. Investigation Security Group offre anche promoter per mostre, sicurezza per eventi e tanto altro. Chiama con fiducia. Abbiamo una soluzione per ogni tua esigenza. Investigation Security Group. La sicurezza al primo posto.
Cappella Bulesca si trova a 6 km dal centro storico di Padova, sulla statale 11 che porta a Vicenza, in località Rubano, provincia di Padova. La Bulesca, luminoso, tranquillo, immerso nella quiete del suo parco, vicino ai caselli autostradali di Grisignano, Padova Ovest e Padova Sud, che permettono alla clientela di raggiungere facilmente qualsiasi meta. Le camere sono tutte dotate di servizi privati, aria condizionata, telefono diretto, collegamento wifi, frigo bar, cassaforte e TV. La Bulesca, ed è già vacanza. La Tecno System 3 si occupa di progettazione e installazione di impianti antifurto, antitaccheggio, antincendio e videosorveglianza, impianti elettrici, condizionamento e depurazione aria, impianti telefonici e trasmissione dati. Tecno System 3. Il vostro comfort è la nostra filosofia. Bentornati amici, mi segna, non mi segna, questo vestito, lo volevo dire alle mie sarte di Savona di Via Piave, Alma e Luna che davvero ci mettete tanta, tanta passione, ho dimenticato la sottoveste, mi segna un po', vabbè per la prossima volta insomma ci penserò, grazie per questo bellissimo abito e poi volevo ringraziare, non so se possiamo riprendere un po' le nostre scarpe, guarda un po', metto qua il piede, lo devo fare, i fratelli Costa di Piazza Saffi, esattamente in via Brignoni 11, guardate che scarpa che mi hanno dato, guardate, mi fanno ritornare giovane, grazie ai fratelli Costa, grazie, mi fanno tornare giovane, insomma. Allora, un po' di frivolezza, amici, ci vuole, un po' di così, adesso abbiamo parlato di cose molto importanti, disastri della vita, certo. E poi un attimo, e i forconi, ultimamente che io non riuscivo a passare, ma davvero lo dico sdrammatizzando. Allora, Leonora, io posso capire tutto, perché davvero in Italia va malissimo e davvero bisogna fare qualcosa e intervenire. Però, ragazzi, bloccate il traffico a quei pochi che hanno quel poco lavoro, che davvero, insomma, ci mette già male a muoverci. Lo so, avete ragione, ma non è Padova, Milano, Vicenza, Savona, eccetera. Dovete andare senza che faccio quel nome, andare lì, le tirate tutti giù e è vero, e parlate a quattro occhi, insomma, perché altrimenti noi bloccate quel poco che si riesce a fare. Pensa, Eleonora, che proprio la settimana scorsa c'era la mamma di un'amica mia carissima. Insomma, hanno fatto passare l'autoambulanza proprio perché hanno capito che era un ammalato grave, certo. Si è sentita male, ha avuto problemi di cuore. Poi la figlia dietro che doveva portare gli abiti, perché la madre praticamente era così com'era, semi nuda, non riusciva a passare perché gli davano bloccata. I calci nello scooter, tutto un po'. Ragazzi, oltretutto poi di tutte queste cose si intrufolano questa gente che proprio non c'entra niente con la manifestazione. Sì. È vero, Leonora? Sì.
Purtroppo sì. Purtroppo abbiamo queste, quindi non è che noi siamo contro a certe cose, perché dobbiamo manifestare, dobbiamo ribellarci, perché insomma non si può andare avanti così. Però ragazzi, attenzione, bisogna anche scegliere chi far passare, chi non far passare, insomma fare un po' più di attenzione, anche se ci sono appunto autoambulanze, persone malate, bambini che passano, e insomma. Ok? Noi sempre di Italia Amica diciamo la nostra. E adesso voglio dedicare a tutti quelli che hanno dei problemi grossissimi, a quelli che non hanno nessun problema, a quelli che sono purtroppo in un letto così, magari che non riescono ad alzarci per problemi di salute, voglio mandare il video sempre parlando del nostro Sanremo, parliamo di Sanremo 2013, chi ha vinto Sanremo? Il nostro... Marco Mengoni. Marco Mengoni. E quindi vi mando l'essenziale, perché davvero amici... Basta l'essenziale per andare avanti. È pronto il video? Chiediamo alla regia. E allora, musicalmente... Amici, fantastica! Allora, ci saranno sempre, no? Ma sì, ha vinto, meritava. Ad esempio a me quell'anno, l'anno scorso, proprio piacevano anche tantissimo i Modà. Sì, era una bellissima canzone. Però dai, polemiche o meno... che bella canzone che ha vinto l'anno scorso, è vero? Eravamo tutti veramente concordi a questa premiazione. Allora Vincenzo, naturalmente l'abbiamo donata anche a te per una guarigione, mi raccomando. Vincenzo Rosolillo di Casa Sanremo, avremo tutta questa struttura palafiori completa di vetrine discografiche, programmi di tutto e di più. Naturalmente voglio ricordare che Italia Amica con Canale Italia saremo lì dal 18 in poi per 5 giorni. So che di nuovo presenterà Sanremo appunto la Littizzetto e Fabio Fazio, quindi non abbiamo cambiamenti a riguardo, e mi raccomando, ricordatelo che ci saremo anche noi di Italia Amica. Allora, dobbiamo ricordare ai nostri telespettatori, mettiamo solo un secondo, perché poi magari in chiusura, se qualcuno vuole così parlare al volo, perché hanno telefonato, però non riuscivamo a prendere la telefonata, perché prima c'era il video, poi c'erano i servizi di, insomma, della Sardegna, cercate di capirci amici, perdonateci, insomma, abbiamo un'oretta e quindi insomma cerchiamo di fare il possibile per accontentarvi, e non sempre ci riusciamo. Naturalmente il telefono, se lo vogliamo per rimettere sovrappressione, 049 87 33 101, oppure scrivete, mi sa Laura che c'è, questa sera scrivete tanto, tantissimo, che di solito insomma non riusciamo a ricevere tante mail. Cosa dicono Laura? Allora, una ragazza ci chiede quando inviti Mengoni, e io mi associo. Quando? Quando inviti Mengoni qui. Magari, ecco, no, noi glielo chiediamo, perché non è detto di no, Dobbiamo trovare naturalmente un budget doveroso per far arrivare Mengoni, però noi ci proviamo comunque, dai, per la prossima. E poi Claudio ci dice, mi auguro che Sanremo si riconfermi all'altezza dell'anno scorso con un giusto mix di musica e intrattenimento. Quindi insomma, Leonora, è piaciuto Sanremo tutto sommato l'anno scorso? Sì. È stato molto criticato, no? Ma non è Sanremo, non è... Però alla fine poi i risultati ci sono, perché il risultato qual è? È l'Auditel, non si discute sull'Auditel, è vero o no? Sì. Vabbè, allora fermiamoci un attimo qua, perché giustamente abbiamo... c'è la telefonata? Pronto? Pronto? Buonasera, è la prima telefonata che riusciamo a prendere proprio in calcio d'angolo, quasi a fine puntata. Benvenuta a Italia Amica, da dove ci chiama? Buonasera, io chiamo da Savona. Da Savona? Da Savona. Ma chi sei? Scusa, ma io sento una voce che la conosco. Io sono una piccola parte di Nessuna Interferenza. Ma dai Esther. Sì. Esther, grazie, guarda, senza volere, io non ho fatto il tuo nome, però ho raccontato l'episodio di cosa è accaduto a tua mamma la scorsa settimana. Insomma, anche tu sei concorde con questo, no? Io ritengo che sia giusto manifestare, però insomma, dai. E poi c'è stato un episodio che vorrei ricordare, perché Italia Amica, appunto la parola stessa lo dice, amica, non molto bello in ospedale proprio, senza che facciamo nomi. Cosa è accaduto in ospedale proprio a te in quell'occasione? Insomma, proprio nell'occasione dello sciopero, ma poi un po' di movimentazione interna, credo, all'ospedale. Sì. Mia madre era appunto ricoverata lì e ha avuto un piccolo diverbio con un medico che non è stato molto educato. Ho capito. E quindi vabbè. E quindi vabbè. Diciamo, per
Insomma, tra manifestazione, tra quello che è accaduto in ospedale, però Esther, tu sei forte, come è forte la tua voce e come è forte il duo Nessuna Interferenza, che salutiamo anche Fulvio. Grazie, certo. Esther, per averci chiamato. Bellissima. Grazie, tesoro mio, grazie. Un bacio, e poi lo sai che sarai a Sanremo, eh? Verrai grazie. Da noi a Italia Amica. Ma come te l'abbiamo detto in diretta o forse lo sapevi già? Sì, infatti, ora svengo. Ma scusa, siete la mia scoperta, abbi pazienza. Come non arrivare lì? Ok, grazie tesoro, ciao. Un bacio, ciao. Ciao, un bacio, ciao. Naturalmente la pubblicità, amici, pochi minuti e nuovamente in studio. Grazie. Hai subito intrusioni indesiderate, furti, aggressioni o sei in ansia per i tuoi cari? Rivolgiti con fiducia alla Investigation Security Group. Operiamo su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle normative vigenti, grazie ad uno staff esperto e dinamico, ed offriamo servizi di investigazione, controlli prematrimoniali, verifica lealtà soci e dipendenti, antitaccheggio, accompagnamento e sorveglianza giovani presso discoteche, concerti ed eventi. Inoltre guardiania non armata per cantieri, centri commerciali, imprese ed uffici, ma anche portierato, servizio accoglienza e hostess. Investigation Security Group offre anche promoter per mostre, sicurezza per eventi e tanto altro. Chiama con fiducia. Abbiamo una soluzione per ogni tua esigenza. Investigation Security Group. La sicurezza al primo posto. Bentornati in studio e grazie della vostra pazienza di aver guardato la nostra pubblicità. Intanto guardate chi mi sta inquadrando là dietro. Io vorrei ringraziare, che poi come al solito c'è sempre poco tempo e non lo dico mai, il nostro operatore Massimiliano, esatto, Roberto alla nostra destra, grazie, e naturalmente il nostro regista lassù che sempre fa da Dio le nostre cose, che ci dirige, Francesco Turazza, l'ottimazione, grazie, l'ottimazione di Lamberto Gozzo, e il nostro giovane regista, che me lo dimentico sempre, Matteo Lorusso, Matteo, scusaci davvero, grazie anche da parte di Italia Amica. E poi qui dietro le quinte abbiamo... L'hanno licenziato, pazienza. Allora Laura, mi dicevi, c'è un'altra email? Sì. Ma stasera scriviti, Scrivi. Si parla di nuovo della Sardegna. Sì. L'attenzione su queste catastrofi non deve calare tra qualche settimana o mese, ma con programmi come i vostri si deve dare la possibilità al popolo di farsi sentire. Ecco, però io adesso faccio una parola, di nuovo una domanda secca, appunto, così i nostri telespettatori capiscono esattamente quello che dico.
ma davvero si può fare di più? Cioè, quando danno l'allerta meteo, cosa devono fare praticamente? Andare via dalle loro case? Cosa devono fare? Avere coraggio, chissà che magari sta vicino, non so, a un fiume, o chissà che... Cosa deve fare? Di andare via da casa, per forza. Altrimenti... Però probabilmente l'abbiamo anche noi. Stasera io lo voglio far riprendere. Guardate come scrive. Ecco perché stasera scrivete. Scrivete tutti queste email. Perché c'è Babbo Natale già che scrive. E mi raccomando, babbino di Natale, scrivi cose belle. A chi non ha lavoro di trovare lavoro, a chi è in salute o che riesce a sopportare oppure che stia un po' meglio. Insomma, scriviamo cose carine, soprattutto davvero a chi ne ha tanto bisogno, che per chi ha la sufficienza o il discreto già non ci possiamo lamentare, vero? Dove ti sei laureata a proposito, Eleonora? Che io... sei fresca fresca giornalista e Maristella ti ha tenuto a battesimo fresca, questa fresca. Sera. Esatto. Io mi sono laureata a Ferrara, sono andata al di fuori di Padova, pur abitando a Padova ho deciso di andare a Ferrara a studiare. E perché? Perché cosa c'è lì a Ferrara? C'è una... Perché c'è una, un tipo di università un po' più nuova rispetto a quella che c'è a Padova, per cui ho deciso di andare a fare scienze e tecnologie della comunicazione. Perché invece... ecco, qua benissimo. Qua a Padova invece è solo scienze della comunicazione, per cui a Ferrara è un po' più... basato, diciamo, sui new media, dove televisione, radio, cinema sono proprio alla base. Ah, ecco, perché io so una cosa importantissima però di Padova, l'Università di Padova, è una delle più antiche. Sì, quello sì. È più prestigiose. Cioè, specialmente anni passati, non si parlava altro dell'Università di Padova, che era importantissima, è ancora importante. Sì, sì, è molto importante, forse moltissimi aspetti, però io cercavo appunto un'innovazione, diciamo, e l'ho trovata in Ferrara, ma senza sminuire assolutamente Padova. Ecco, dai, su, viva la nostra Padova, Esatto. Noi andiamo in onda da Rubano, in via Pacinotti 18, quindi, insomma, siamo appunto nelle vicinanze di Padova, e siamo in provincia di Padova, praticamente. Certo. Quindi così. Allora, intanto volevo ricordare una cosa nuovamente. Noi saremo in diretta il 22, di nuovo domenica prossima. Poi, insomma, manderemo in onda o saremo nuovamente in onda una puntata, vediamo un po', ragazzi. Se non siamo qui è perché ci stiamo preparando comunque per Sanremo. Comunque poi, insomma, ci saranno tutte le documentazioni, ci saranno anche noi, i nostri giornalisti, che diranno che Italia Amica, Canale Italia, saremo a Sanremo. Quindi, insomma, se non siamo in onda qui, siamo in onda di là. Insomma, ci stiamo preparando per qualcos'altro. Voi, insomma, fate zapping, girate così. Tanto abbiamo tanti bei programmi, Cantando Ballando, Canta Italia. Anche al mattino c'è un bel programma che è seguito tantissimo. Insomma, dai, Canale Italia. E poi guardate, guardate dov'è Italia Amica, insomma, girate un pochino. Comunque la prossima settimana saremo nuovamente con noi. Laura, tu ci sarai con noi, certo, naturalmente. Quindi anche a te ti abbiamo tenuto a battesimo noi. Certo. Eleonora, sarai nuovamente con noi, ce lo devi dire qua in diretta. Dipende. Ma dipende se sarò chiamata. Dipende, insomma. Ti facciamo una domanda un po' più intima. Sì. Adesso guarda, Laura già sta guardando e sta un po' lì sull'allerta. Sei fidanzata oppure no? No, in questo momento no. Evviva, ragazzi! Scrivete, scrivete! Laura, tu invece ci vuoi dire qualcosa? No. Niente, a lei si astiene, misteriosa. Lei fa la diva. Non dobbiamo sapere niente, no, perché tutti i salotti, tu lo sai, no? Parlano delle solite veline, questa e quell'altra. Anch'io le mie veline. Anzi, le mie veline parlano, quindi è di più. E quindi è già qualcosa di più. Allora, amici, nuovamente io non so quanto manca alla regia, 3 minuti mi dicono ancora, quindi se volete brevemente fare ancora una telefonata, allora 049-8733-101, anche se non è scritto più in sovrappressione, perché naturalmente c'è poco tempo e quindi non abbiamo più messo il numero di telefono, oppure volete scrivere così brevemente alla nostra Laura e dici qualcosa? No, mi dice che è già arrivata... Sì, è già arrivata un'altra mail, sempre su Sanremo, che ci augura buona fortuna, augura a te buona fortuna e anche a tutti i cantanti che saranno in gara. Ecco, beh, sì, grazie, anche perché noi è la prima volta come Italia Amica e Canale Italia che saremo lì al Palafiori a documentare ciò che accade durante il Festival di Sanremo, appunto, all'Aristo. Quindi questa è una bella cosa, certo, no Laura? Certo. Grazie, chi è che l'ha scritta così? Ci sostengono Marinella da Como. Marinella da Como, grazie.
grazie. Mentre invece tu sarai con noi oppure... A Sanremo? Ci farai, un pensierino, insomma. Beh, certo. Sì. Va bene, questo è importantissimo. Allora, ritorniamo, io sempre amo appunto sdrammatizzare, ve lo dico sempre, ve lo ripeto sempre. Sì, ci sono molti disastri nel mondo, molta gente ha bisogno di trovare lavoro, ha bisogno di ritrovare la sua salute, che è importantissima, perché si compensano lavoro e salute, senza né una né l'altra non andiamo bene. E è vero, ci sono tanti disastri politici che non si capisce più, niente, sì? Un minuto. Mi stanno interrompendo, però faccio il tempo a dire questo. Io l'ho sempre detto, di solito noi non facciamo politica, però amo dire questo, dobbiamo per forza sfiorare gli argomenti perché fanno parte della nostra vita. Però, insomma, ci sono tanti disastri, però voglio augurarvi davvero tanto buone feste, buon Natale e comunque ricordarvi che di nuovo domenica prossima alle ore 20 saremo qui su Canale Italia 84 e su Sky 937. Non so, perché a volte andiamo anche in diretta su stream, non so se stasera c'eravamo o no. Pensate sì, che autore... Sì, ah, ecco sì, pensate che autore e che conduttrice che avete, ragazzi, però dai, amici, perdonatemi. E naturalmente con questa bella visione del nostro Babbo Natale, Canale Italia che sta scrivendo, perché ci tengo a precisare, e abbiamo fatto anche dei pensierini per le nostre brave ragazze. Mi raccomando, non facciamo tante polemiche, io voglio alzarmi, a parte che, come dico sempre, alzata o seduta la stessa cosa, ma non facciamo tanta polemica politica, cerchiamo di risolvere i problemi. Infatti io la cosa importante che voglio dire, destra, sinistra, centro, a noi sinceramente non ce ne frega nulla, l'importante è che fate il vostro lavoro. Però una cosa importante, questa ve la dice noi Italia Amica, nemmeno Canale Italia, ma ve la dice Maristella Gallotti, un cambiamento lo dobbiamo fare, perché altrimenti qui più giù di così non possiamo andare, Quindi, allora, voglio di nuovo ringraziare appunto tutti quanti gli operatori, il nostro regista nuovamente Francesco Turazzo, ottimazione Lamberto Gozzo, Massimiliano, Roberto dietro la nostra telecamera, fantastici. Laura, tu devi salutare qualcuno in particolare, visto che tra un po', tra pochi giorni poi sarà Natale? Saluto i miei nonni. Come? I miei nonni, saluto. I tuoi nonni. Io invece voglio salutare. Ma insomma, questo regista, ma insomma. Ma tu sei già in primis, insomma, stai un pochino calmo con tutte queste ragazze, queste donne belle, su. Insomma, io invece voglio salutare le mie sei sorelle, perché sai che noi siamo sette sorelle, ok? Augurare già a loro buone feste, buon Natale, i problemi li metteremo da parte, cerchiamo di andare avanti. Tu... invece, Eleonora? Io faccio un augurio a tutti. A tutti generale. In particolare? Sì. Va tutti bene? I telespettatori di Canale Italia. Allora, mandiamo un bacio grandissimo, grazie per averci seguito, Italia Amica, ringraziamo la nostra intervista telefonica, la nostra prof Rita Speranza, ringraziamo nuovamente tutti i nostri telespettatori, perché senza di voi non siamo nessuno, come ripeto sempre, grazie, a domenica prossima, Canale Italia 84, via Pacinotti 18, Italia Amica sempre con voi e solo per voi. Alla prossima, grazie da Maristella, un bacio virtuale.